L'informazione. Eccoci giunti all'informazione, alla nostra rubrica di approfondimento settimanale, e oggi, come preannunciato nel nostro editoriale, andiamo intanto in un territorio di grandissimo pregio, di grandissimo fascino e storia, che è Paestum, nella provincia di Salerno. Sì, per approfondire appunto questo congresso internazionale di cucina d'autore sulla mozzarella DOP e sui prodotti del Made in Italy. Stiamo parlando delle strade della mozzarella. E lo facciamo con un grande tecnico, un grande lavoratore, devo dire, che sta portando il consorzio di tutela di mozzarella di bufala campana DOP a livelli veramente di grande eccellenza, non solo nella comunicazione, ma devo dire attraverso anche le peculiarità, ponendo l'accento sempre e comunque su questo grande patrimonio tutto italiano. Lo facciamo con Domenico Raimondo. Buon pomeriggio e benvenuto alla nostra trasmissione. Buon pomeriggio pure a lei, benvenuto. Buona serata. Grazie Presidente. Allora, abbiamo da lunedì 13 aprile il congresso denominato Le strade della mozzarella. Allora, entriamo intanto su questo evento, su questo grande patrimonio. Di che cosa si tratta esattamente? Ma ormai siamo giunti all'ottava edizione, quella di quest'anno. Questa cosa è partita così qualche anno fa in sordina, pian piano è cresciuta sempre di più, e stiamo ogni anno, abbiamo sempre delle richieste di grandi chef stellati che vogliono venire a portare la loro testimonianza con un piatto con la base di mozzarella di bufala campana. Noi abbiamo scoperto questo modo di avvicinare la cucina a questo mondo, a questo grande mondo della mozzarella, e gli chef ci fanno un po' da ambasciatori, insomma, nel mondo intero con il nostro prodotto, perché mangiarlo così tal quale qual è sempre la migliore ricetta. Però poi sappiamo che nei grandi ristoranti, nelle grandi cucine, questo prodotto è un prodotto di accompagnamento di molti piatti, e quindi ognuno di loro cerca in qualsiasi modo di, come dire, dare la sua ricetta e dare la sua interpretazione d'autore a questo piatto. Assolutamente sì, Presidente. Posso solo per un attimo sostituirmi a lei per sottolineare che cosa? La mozzarella di bufala campana DOP si produce esclusivamente con latte di bufala fresca ed intero nelle province di Caserta, Salerno, Napoli, Benevento, Roma, Latina, Frosinone e Foggia. Puntualizzando questo, abbiamo già fatto buona parte della strada per quanto riguarda la comunicazione, perché anche in passato, lo possiamo dire, c'è stata anche un po' di confusione rispetto, come dire, all'identificazione di questa mozzarella, senza parlare poi della pirateria agroalimentare, quella la mettiamo per un attimo da parte. Allora, arriviamo sui territori, Presidente. Ma sui territori lei li ha citati, l'intera provincia di Caserta e quella di Salerno sono per intere province, Basso Lazio con Latina e Frosinone, poi il comune di Napoli per una parte, quella a confine con Caserta, il comune di Benevento è sempre in un'altra parte, è solo una frazione per la parte che confina con Caserta. I territori sono da anni ormai predisposti per questi allevamenti, e solo in questi territori riusciamo a trasformare questo nobile latte, da non confondere con il latte nobile, ma è un nobile latte perché è un latte che è diverso dal latte vaccino, e proprio per questo poi otteniamo un formaggio che è quella pasta filata, la mozzarella di bufala campana, che con tutti a volte i problemi logistici che ci causa, però ce la chiedono in tutto il mondo, e a volte abbiamo solo difficoltà per arrivare nei posti più disparati che possono essere alla lontananza da quest'area, da questa zona, e però solo in quest'area riusciamo a trasformare questo latte, dove dà un prodotto così eccellente. Ecco Presidente, stanno arrivando i nostri messaggi, i messaggi dei nostri ascoltatori. Monica, ne vogliamo leggere qualcuno? Sì, più che leggere io risponderei, perché vogliono saperne un po' di più, io risponderei dando il sito internet dell'evento www.lestradedellamozzarella.it, in cui potete trovare quelli che sono i laboratori, quelli che sarà il programma completo della manifestazione
manifestazione, perché più che elencare quello che poi andranno quindi quello che i visitatori andranno a vedere, a trovare, io vi invito veramente a visitare questo sito, ricordando che il tema dell'edizione 2015 del congresso è un viaggio essenziale. Quindi anche qui questa sorta di scoperta nel cercare cosa sarà l'essenziale di questo viaggio, che sarà proposto chiaramente da chef e professionisti del settore, che come abbiamo anticipato si alterneranno in questa importante kermesse per fare il punto della situazione rispetto a questo prodotto. Assolutamente, assolutamente. Presidente, un'indicazione per i nostri amici consumatori: magari incontriamo la mozzarella, la vogliamo acquistare, la vogliamo degustare. Certamente la cultura passa anche attraverso il grande lavoro dei grandi chef, ma non solo, però dobbiamo pensare anche al consumatore. E quali sono le prime cose essenziali che dobbiamo notare, guardare, stare molto attenti per avvicinarci alla vera mozzarella? Ma allora, io volevo fare una premessa su quello che ho sentito prima, quindi faccio io, estendo un invito, se mi è consentito, a tutti gli ascoltatori per Pestum la prossima settimana a venirci a trovare, e voglio aggiungere che oltre poi alla mozzarella e ai grandi chef non dobbiamo dimenticare Pestum, patrimonio dell'UNESCO, certo, con i templi, e quindi oltre al patrimonio gastronomico c'è pure quello culturale, e quindi possiamo dire tranquillamente un passaggio enogastronomico. E poi ai consumatori. I consumatori non debbono mai, devono sempre stare attenti e comprare sempre un prodotto confezionato, mai sciolto, sfuso, sempre con i due marchi, sia quello del Consorzio che del Ministero delle Politiche Agricole, che teniamo noi come garanzia di questo prodotto, e in più quello della Comunità Europea. Quindi mai comprare un prodotto nudo, senza vestito, io lo chiamo, e sempre con i due marchi, quello del Ministero, del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, e quello della Comunità Europea. Solo questi due marchi possono garantire al consumatore di comprare un prodotto DOP controllato. Sono circa 15.000 controlli all'anno che facciamo su questo prodotto, e quindi abbiamo tutto il passaggio dalla mungitura della mattina fino alla trasformazione del latte, tutto tracciato e tutto documentato. Ecco, intanto stiamo vedendo delle bellissime immagini, ringraziamo la regia sul canale 666 del digitale terrestre, immagini che la dicono lunga sulla eccellenza e sulla qualità di questo prodotto, che come sottolineava lei, Presidente, è richiesto un po' da tutto il mondo. Pensiamo anche, io ho tantissimi amici anche a Tokyo che mi chiedono a me, mi mandi, com'è possibile, come posso mandare, venite qui, venite magari a Pesaro, venite in queste zone che abbiamo citato, fatevi una bella vacanza nella nostra bella Italia e consumiamo questo tipo di prodotto. Ne sono tanti, sono arrivati altri WhatsApp, Monica, ne sono tanti, ne sì, leggiamo. Sì, infatti abbiamo risposto poc'anzi, sì. Quindi come mi chiedevano appunto come fare a riconoscere un prodotto di qualità, l'abbiamo appena detto, cioè l'attenta, come diciamo sempre, lettura dell'etichetta è sicuramente il modo migliore per prendere appunto il prodotto migliore, così come è certificato dal consorzio. Presidente, in chiusura, ci avviciniamo all'Expo 2015, la mozzarella sarà sicuramente protagonista insieme ai territori e ai produttori. Vogliamo dare uno spaccato, qualche indicazione, qualche anticipazione di che cosa andremo a proporre in questo Expo 2015 per quanto riguarda il vostro consorzio? Ma noi abbiamo fatto con AFIDOP, il consorzio nazionale che raggruppa tutti i consorzi dei formaggi italiani, Grana Padana, Parmigiano, Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campano, Pecorino Toscano. Saremo lì a turno ogni mese per una settimana. In più faremo delle altre manifestazioni collaterali con dei pizzaioli napoletani, in più con Acqua San Pellegrino, e in più ancora giorni o sono, perché siamo, tutti sanno ormai, si parla da giorni, si apre, non si apre, si apre, ci sarà lo slittamento, non ci sarà lo slittamento, ma noi siamo italiani anche in questo, però sono sicuro che il primo e due, quando sarà l'apertura, quando è prevista, di maggio, saremo lì presenti e tutti quanti saremo pronti per essere, come dire, per farci guardare da questo mondo intero, che sarà curioso probabilmente di venire a guardare le nostre bontà gastronomiche di questo territorio. Il programma, il tema è da mangiare il mondo. Noi cercheremo con le nostre
piccole forze, ma sforzandoci al massimo di essere presenti e di poter sopperire alle mancanze che sono state fatte fino a qualche anno fa in lungo e largo nel mondo. Lei ha citato Tokyo poc'anzi, noi siamo stati l'anno scorso a una fiera a Tokyo, la gente quando mangiava la mozzarella gli brillavano gli occhi e quindi può capire perfettamente che cosa si tratta, e quindi anche a Milano dovremmo essere all'altezza di far degustare questo prodotto a chi farà chilometri e chilometri per venirci assaggiare, in questo caso devo dire, non a vederci ma assaggiarci, perché noi più che fare brochure, più che far vedere video, ma alla fine bisogna mettere in bocca questo prodotto per capire che cosa ci fa passare attraverso le papille gustative, che cosa riusciamo, la sensazione che riusciamo ad avvertire. Ecco, ma lei ha sottolineato in modo giusto e concreto quelli che sono un po' i nostri concetti, i nostri mandati, perché dietro un prodotto, magari dietro un packaging, prima raccontavamo una grande bottiglia, eravamo nelle terre del Barolo, e dietro la bottiglia ci stanno i produttori che investono quotidianamente sul territorio di loro e ci portano veramente in Europa e nel mondo, e quindi vanno assolutamente protetti e ringraziati. Io lo dico insieme, l'abbiamo detto anche insieme a Vittorio Sgarbi, i produttori e i prodotti al pari delle opere d'arte, delle grandi piazze. Salvaguardiamo i territori e con essi i produttori, così come lo facciamo con le opere d'arte e i musei, perché questo è il nostro grande patrimonio. Lei prima ha citato Pestum, quando vedi Pestum, qualcuno dice vedi Napoli poi muori, ma quando vedi Pestum, ma non solo, la nostra bella Italia, devo dire, rimane nel cuore. Risolveremo sicuramente i problemi anche alle Expo per sottolineare le nostre grandi eccellenze. Presidente, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, noi saremo da altra parte d'Europa, se no saremo presenti anche noi in quel di Pestum, vi facciamo tanti auguri, che dire, viva la mozzarella, tutta tonda. La ringrazio a lei e a tutti gli ascoltatori che stanno in questo momento sintonizzati. Grazie, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Grazie.